Qui vediamo le stesse cose scritte nello svolgimento, particella alfa 4 nucleoni, massa 4 UMA e quindi questo valore qua. La carica, i due protoni, più 2E. Poi per dire se è relativistica bisogna confrontare l'energia cinetica iniziale 100 keV con l'energia di riposo che è questo valore qua che abbiamo calcolato prima. Esprimiamo l'energia cinetica in joule, 100 keV sono questi joule, un valore 4 ordini di grandezza minore dell'energia di riposo. Rapporto 1 a 37.000, quindi la particella alfa non è relativistica. Velocità iniziale, siccome non è relativistica, usiamo la formula classica dell'energia cinetica, troviamo questa velocità qui. Due ordini di grandezza minore della velocità della luce nel vuoto. Il fattore beta vale 7,32 millesimi, meno dell'1% della velocità della luce in pratica. Quindi non è relativistica. Invece di usare la formula classica, che è una formula approssimativa, con la formula invece relativistica esatta, avremmo trovato lo stesso risultato, come abbiamo visto prima. Ciò conferma che per le particelle lente non relativistiche, la formula classica va bene lo stesso, è un'ottima approssimazione e fornisce risultati precisi.